situazione è quella che sia un'altra, nel senso che il vero problema è che nel nostro paese non viene garantito il diritto allo studio, cioè non viene data a tutti la stessa possibilità di accedere ai canali formativi, anche sulla base di una logica non soltanto economica, nel senso che chi ha le possibilità economiche può permettersi dei servizi migliori, ma anche di merito. Prima di fare riferimento alla questione dei capaci e dei meritevoli, la questione è che non può esistere una meritocrazia che non può garantire a tutti le stesse possibilità di studiare. È una gara tra impari. Contributo scolastico che è fatto per obbligatorio e non per volontario.